benvenuti alla terza puntata di Stranger Links. Io sono Linda Cru. Io sono Filippino. E io sono Gabriele Salvatore. Ciao ragazzi, che bello, terza puntata! Ci stiamo divertendo tantissimo. Sì, infatti. Grazie per il vostro seguito che ci ha fatto molto molto piacere. Molto piacere, infatti abbiamo fatto un backstage da paura. Adesso siamo carichi in questa location pazzesca. Donne nude, mamma. Me e Shandon. Fanno a destra e si ammanca. No, Linda no. Linda è... Siamo molto professionali e siamo molto felici di essere ancora qui, perché non ci hanno ancora cacciato. Infatti ringraziamo questa opportunità. Abbiamo anche non studiato e non preparato niente. Non è vero. Allora, oggi ragazzi, siccome inizia l'autunno, quindi inizia... Definitivamente. Cioè no, l'autunno è iniziato, però inizia un po' il freddo, la pioggerella, quella antipatica. Sta cambiando già, eh. Copertina, un po' di nostalgia. E dobbiamo un po' iniziare a pensare alle vacanze. Oh, già voglia di andare via. Vuoi come argomento? Assolutamente sì. Che bello viaggiare, ragazzi, che bello. Porta aperta, Linda. Intanto abbiamo uno che si programma i viaggi proprio da... Come le Olimpiadi, ogni 4 anni c'è la scaletta. Gabriele. Oh, mitico Gab, bravo. Sono un po' drogato. In due parole, come organizzi i tuoi viaggi, con chi parti? Come organizzo? In realtà parlare di organizzazione lascia un po' il tempo che trova, perché... Però te li programmi, cioè nel senso... Programmandole a livello temporale. Esatto, sì, quello senza e sei molto molto bravo, questa è un'ottima abitudine. Anche per ragioni legate un po' a, sai, i problemi delle ferie. Si lavora. Però parlare comunque di organizzazione mi sembra un po' esagerato nel mio caso, ok? E qual perché, è il tuo caso, Gabriele? Dici. Perché a me piace viaggiare, ora sembra strano a dirsi, però piace viaggiare un po' in maniera, come dire, wild, no? All'avventura! Okay? Un po' all'avventura, anche se... Ma almeno la meta... Sì, la meta ovviamente la scelgo, però in realtà anche sulla meta, sì, scelgo la meta, però in realtà diciamo che l'itinerario vero e proprio, no? Quindi poche comodità? Poche comodità senza ombra di dubbio, e anche lasciare un po' la scelta, non dico un po' al caso, quotidianamente, ma... sì, quasi al caso, nel senso arrivare sul posto e poi decidere bene o male quello che fare. Questo in linea di massima, anche se devo essere sincero, col passare del tempo... Forse saranno un po' gli anni che passano, l'anagrafica. Ma no, Gabriele, ma se sei un giovane. Diciamo, dai. Scopro sempre più i metodi di organizzazione moderni, no? Ovvero, cioè? Ovvero anche... Cioè, si evolvono, no? Sì, diciamo che li faccio miei, sì, senza ombra di dubbio. E fra questi... Fa da padrone? Guarda, faccio difficoltà a dirlo. Come? Anche delle app. Ebbene sì. E quella è la app, è nostro amico anche nei viaggi. Certo, ah, soprattutto, devo essere ragazzi, sincero. Soprattutto. L'app che diciamo che gradisco di più è un'app che inizia con la B e finisce con un Booking. Sì. bene, forse no. In mezzo sì, c'è no, sì, esatto. Booking, va bene, dai, non che lo utilizziamo tutti, però ora siccome abbiamo nominato Booking, dobbiamo nominare anche Expedia, Hotel.com, Trivago, Cerco Compagnia la Notte.it. Esatto, esiste. Questo no, perché? Perché? Allora, è bellissimo prenotare in loco, ok? Cercare i posti in loco, è veramente bello, però... In particolare quando che si viaggia in alta stagione, periodo di punta o in occasione di festività del luogo, può essere veramente difficile trovare una sistemazione per la notte. Ah, che significa anche magari andare a spendere l'ira di Dio. Cioè, tipo io non lo farei mai. Però è cioè, anche parti, il bello dell'avventura, Linda. È impossibile, vero? No. Ma è il friccicorio, no? Sai, dell'avventura. È l'avventura, non lo so. Avventura, Linda, avventura. Farsi guidare anche un po' dal destino. Guarda, sfidare un po' la sorte. Ai 21 anni l'ho fatta questa cosa. Poi dopo Linda è diventata una 5 stars. È diventata una 5 stelle abbonata, vero? No, però. Quindi diciamo, tu sei tutto apparecchiato. Tipo, diciamo. Io la tenda l'ho venduta. Proprio ciao, stava a prendere la polvere. Ci ho fatto l'interrail e poi gli ho detto. Non ha più senso. È stato bello. Sono divertita, grazie. Ma guarda, Lindy, che parli con uno che odio. Io odio la tenda, Linda. Cioè, la odio. No, odio la tenda. Mi piace stare con un tetto sopra la testa mentre dormo, però diciamo mi accontento.
per intenderci, ho dormito anche insieme alle blatte grosse così. No, quindi... vabbè, fai esperienza. Ma fanno compagnia, dai, fanno compagnia le note. Chiaro, devi anche un po' sporcare col mondo, ragazzi, non è che è sempre il guanciale pulito. Ma vogliamo dirla tutta? Dai. Sapete quando veramente fanno comodo le app, quindi il cellulare, un collegamento a internet, un collegamento GPS, quando si viaggia, attenzione, da soli. Nei viaggi in solitaria. Quello ci salvo la vita, ragazzi. Sì, lì assolutamente sì. Dai, possiamo dire anche sulle... Nei pochi viaggi che ho fatto da solo, che effettivamente, devo riconoscere, sono stati anche quelli più belli, ho dovuto utilizzare solo, completamente. Proprio zero persone. Cioè, in realtà parto solo e poi... Bianca, poi sì, esattamente, all'arma bianca. Però quando arrivi in loco, poi ti ritrovi con 2000 persone. Ma no, è bello comunque. Mettersi un po' alla prova, cioè non è facilissimo anche... Conosci comunque una marea di gente, però quando sei sul punto di andare a decidere cosa fare, dove andare, e soprattutto dove giorni... dormire e anche dove mangiare, se hai un'app a portata di mano, a portata di... E per quanti giorni, Gabri, scusa se ti interrompo, quanti giorni, non so, dai 2, 3, dai 5 giorni, diciamo, oppure il anche... Il mio target è dai 10 ai 15 giorni, anche perché... Ah, da solo? Sì, sì, solo, sì, sì. 15 giorni. Sì, con una bisaccia in spalla, ormai è un dei po sandali umili. Ormai è un po' di che non lo faccio. Bravo Gabri, sarà bravo circa Gabri. Un anno che non viaggio solo, perché ultimamente gli ultimi viaggi che ho fatto sono partito sempre in compagnia con dei gruppi. Chiaro, giusto. Dici, qual è l'ultimo viaggio che hai fatto? Viaggio organizzato. L'ultimo viaggio l'ho fatto circa 2 mesi fa, sono andato in Giordania, ho fatto il tour della Giordania da nord a sud. Bello. Con un gruppo wild, con un gruppo di ragazzi, diciamo mormoni, di una nota organizzazione, diciamo. Ha procreato Gabriele, perché sennò non lo portavano via. Guarda, se la vuoi dire poi diciamo anche tutte le altre. Non lo so, forse è meglio non dirla, dai. Vabbè, non la diciamo, dai, non allora diciamo. Se siete interessati a viaggiare in gruppo, cioè avete le ferie dal 6 giugno al 15 luglio, non sapete dove andare, chiamate Gabriele che vi porta. Soprattutto se siete ragazzi sopra i 30 anni, bionde e sopra l'1,70. Contattate. 1,70, cioè voglio dire che... Gabriele è la nostra app vivente. Io sono 1,68, cioè nel senso... Guarda, ma che belli che siete, ragazzi, ma che belli! Un fiorellino, due fiorellini, guarda qua. Un amore! Io credo che 1,65 ti puoi già accontentare. Ma anche 1,60, guarda, ma proprio. Vabbè, ma ragazzi, ma adesso non è che l'amore ci misura. Ma gioco un banco! A centimetri, ti stavo dicendo, va bene, ma cioè, dipende anche chi lo misura in centimetri. Adesso, dei professionisti, ma insomma, comunque, cerchi una ragazza che ti faccia ridere. Assolutamente che sì. Apprezzi i tuoi libri. Intelligenti, che faccia ridere, smart, che accetti tutti i miei difetti, tantissimi difetti che ho, quindi sì. No, ma parti scherzi, ragazzi, veramente. Quindi si conoscono anche ragazze, cioè diciamo ci sono anche accoppiamenti in questo. Allora, devo essere sincero, il primo viaggio. Lo faccio solo per quello. No, scherzo, capo, scherzo. Il primo viaggio che ho fatto con questo gruppo, sì, con questa organizzazione, pochissimi anni fa, credo fosse il 2016. Ho conosciuto quella che poi sarebbe diventata mia moglie, la mia ragazza, no? Siamo il primo viaggio che ho fatto con loro. Maria Grazia, che la saluto, magari ci sta. Ah, felici di notti i rapporti. Assolutamente. Bello, bello, che bella storia, che bella storia, che bella storia. Bravo Gabriele, ci piace sempre di più. Poi lasciamo perdere quello che è successo negli altri viaggi, però. Però Maria Grazia non c'era più, vero? Maria Grazia non c'era più. Maria Grazia. E ha delle pendenze penali, ma vabbè, aiutante. Saluto il mio avvocato. No, scherzo, scherzo. No, per gli scherzi. Quindi partire da soli per una meta. Sicuramente ti mette alla prova. Sicuramente ti mette alla prova. Certo. E però, come vi dicevo, devo essere sincero, il cellulare o il tablet d'obbligo. È d'obbligo. In quel caso è d'obbligo. Inoltre, ragazzi, dai, quando viaggiamo noi spesso consultiamo le reviews sui posti dove andare a mangiare oppure sui siti dove andare, vero? Anche tipo sì cose no. Da fare, no? Sì e no. Scusate, mi si è abbassata la voce, ma dai, la prima cosa che... Dove lo vedi? Dove lo guardi? Vabbè, il sito più famoso è 10 cose da fare a... cioè 10 cose da fare... Io non lo conosco. Come no? Linda, ma come? 10 cose da fare a... Qualsiasi posto, sì, ma anche Pantelleria, per dire, oppure... Zante, cioè dal New York. Ma scusa Bino, ora che hai accennato a questo, io mi ricordo, però non ricordo il nome, mi ricordo però di un sito internet, sì, nato parecchi anni fa con finalità del tutto diverse dai viaggi, come dire, pseudo acchiappo, che però poi, siccome parlava di acchiappare, andare ad acchiappare in varie capitali, sì, d'Europa e del mondo,
era diventato un sito, un forum dove recepire informazioni riguardo ai luoghi. Quindi con gli anni è diventata una guida online eccezionale, veramente, ma proprio puntigliosa, dove andare a capire. TripAdvisor dici? No, era, c'ha un nome stranissimo, ora mi sfugge. Gabri, queste sono informazioni fondamentali. Vi prometto che dalla prossima puntata riusciremo ad avere... Oddio, ci lasci con quella in bocca, ma come? Oddio, quale sarà? Non mi ricordo, ma io vi dico, andavo a scuola, facevo le scuole superiori, parlavano di questo. E sito. C'era internet? C'era già internet con il modem a 56k parlavano di questo sito per finalità completamente diverse. E poi cioè di incontri? Era di incontri? No. Diciamo per andare a beccare all'estero, no? Già si parlava dell'Oktoberfest, andare a fare caciara, casino all'Oktoberfest, piuttosto che a Praga, piuttosto che a Londra. Ma cioè, non andavi all'Oktoberfest e lì. Cioè, praticamente ti diceva questo. Ok, andate a Monaco per l'Oktoberfest, lì beccate Tizia, Caia e Sempronia su queste vie. E poi dopo, quando avete finito... Ma avete era legale? Fatto, cioè, la finanza lo sapeva, Sì, sì. Profilavate persone. Andate a mangiare su questo pub piuttosto che su questo ristorante. Perché? Andate a dormire in questo ostello dietro l'angolo di questa piazza, c'è una persona simpaticissima che vi offrirà anche un bicchiere di vino. Cioè, da qui è iniziata una serie di... diciamo un miscuglio di informazioni, di interconnessioni, che sono state poi raccolte dai gestori del sito, e questo sito è cresciuto pian piano fino a diventare una fonte enorme di informazioni turistiche. Non so se ci sia ancora, non lo consulto. Speriamo più. Di sì. Perché veramente è bellissimo. Quindi diciamo si fa anche, cioè cerca anche forse l'anima gemella, non lo so. Beh, ci fanno degli incontri, dopo la natura di quello. Io ho un amico che ha avuto due fidanzate, una ancora l'attuale, che ha conosciuto su Tinder facendo un viaggio. Cioè lui l'attuale fidanzata, lui stava bellissima questa cosa, aspetta. L'ha conosciuto su Tinder facendo un viaggio, cioè perché? Lui era in viaggio. Tinder lo ha geolocalizzato. Ha cercato ragazze, da paura. 5 km, 20 km. E ha conosciuto una ragazza la sua con cui sta da 3 anni. Vabbè, ma mica soldi buoni, loro ti danno l'opportunità, dopo chiaro, te la devi anche un po' giocare tu, però questo è un potente mezzo. Però mai usato la Tinder. Se vi dico no, mi credete. C'è un grande punto interrogativo sulla tua. Però scusa, ora che abbiamo nominato Tinder, dobbiamo nominare anche, scusate. No, io non le so, Alea. Ma quelle da chiappo che c'è? Dobbiamo nominare, vediamo. Allora, mi ricordo, c'era Badu, poi c'era Joyride, Badu, Bumble, tu. Allora guardate, io ho una mia amica che praticamente lo usa sempre Tinder ogni volta che va in viaggio. E lei, vabbè, cioè nel senso, spesso anche lei viaggia da sola. Quindi quando va là si scrolla, conosce gente, sì. Insomma, vabbè. Si chiama Marta, molto carina. Oh, salutiamo Marta, sei in ascolto. Grazie Marta che ci aiuti in questo. Anzi, potremmo anche mandato questo messaggio. Pronto. Salve, guardi, la mia ragazza sta ricevendo chiamate da questo numero di telefono e vorrei sapere perché. Mi potrebbe dire chi è lei? Ma mi sembra molto strano. Ma non è stato lei? Dunque io sto chiamando direttamente dal suo telefono al numero da cui ha ricevuto la chiamata e mi hai risposto tu. Mi stai dicendo che non sei stato tu? Mi hai risposto tu. Dai, potresti dirmi perché la chiami? Ma non sei nemmeno chi sei, non scherzo. No, guarda, questo mi sembra davvero troppo. Ho bisogno di sapere cosa sta succedendo, perché se sta con un altro io non ne voglio proprio sapere nulla. Sparisco e basta. Da quanto tempo state uscendo insieme? Ma siamo un fenomeno, ma chi sei? Perché non ti riconosco? Allora, senti, fa lo stesso. Sappi che Marta è una ragazza, diciamo, abbastanza, come dire, aperta, che passa da una relazione all'altra con gente di Tinder e spesso non viene a dormire a casa. Quindi se la cosa ti va, sei libero di condividerla con tutti gli altri. Lo sa, no, ma lei è così. Cosa che accade, possibilmente cadere. Lo spirito libero, e questa era l'applicazione per fare gli scherzi telefonici. E ovviamente abbiamo chiamato il nostro cameraman che non potete vedere, ma
voi. Guarda, bello, bello, se bello. Non mi eri, poi ti faccio una storia. Va bene, non vuole comparire. Vuole mantenersi distante. Va bene, comunque, tanti saluti da Marta, sono molto divertente. Ciao Marta, ci aveva quasi creduto. Oddio, l'ho fatta grossa sto giro. Se volete scaricare l'app per fare gli scherzi telefonici, si chiama Juas App. La fanno con il J. Okay. Potete fare uno scherzo telefonico gratis al giorno, se ne volete fare altri li pagate. Ah, quindi uno ogni 24 ore? Sì. Te lo devi giocare però, benissimo. È veramente divertente. Ma ragazzi, io una volta l'ho subito. Questo? Sì, sì, perché. Sempre con l'app? Sì, sì, perché era un periodo che ho preso tipo 2-3 multe a fila. La mia ragazza con le sue amiche mi hanno fatto lo scherzo che mi chiama il poliziotto municipale e lì per lì ho boccato e io sono impazzito. Sono scoppiate guerre per molto meno. No, no, tipo la voce registrata mi faceva: guardi, lei è l'ennesima volta che prende una multa, sta rischiando veramente molto. Ma io sono pazzo. Ma come si permette? L'ho pagate tutte, ho fatto anche la quarta di fila che pago sempre per il parcheggio. Adesso vengo su e vi sfondo, eh. Poi a un certo punto, però sì, ero bello inferocito. Poi a un certo punto mi sono accorto che non rispondeva bene alle mie interazioni verbali, cioè dei tempi un po' fissi. Sì, e alla fine mi sono qualcosa puzza. E alla fine mi sono lì per lì impazzito, Gabri. Lì però lì sono fatti molto bene, bellissimo, devo dire. Bellissimi, sì. Molto carini, sì, davvero. Sì, sì. Ma continuando a parlare di scherzi, ragazzi, ora sono diventato curioso. Io sono innamorato degli scherzi. Io sono innamorato degli scherzi, in particolare poi quelli telefonici. Voglio sapere da voi se lo scherzo più bello che avete fatto o che magari avete subito. Sì. Ah, io ho fatto una volta con un paio di amici miei, un po' sadico, però bello, all'Amplifon. Abbiamo chiamato l'Amplifon. In un centro Amplifon. Anzi, forse non lo dovrei dire perché mi cercano, ma vabbè. Salutiamo tutti gli amici che lavorano Amplifon. Ci siamo finti marito e moglie age, diciamo, che volevamo che volevamo un apparecchio acustico, ma però come dici tu, chilometro zero, proprio di Perugia. Scusa che c'è la moglie che fa un casino, non capisco niente. Avete registrato? No, al tempo era bello. Il brutto donka che io abbia mai sentito in 18 guarda anni. Guarda che questa è donka originale. È quello vero, quello originale. Io non sono mai riuscito a prenderlo. Io vengo dalla provincia. No, no, comunque è bello. E abbiamo tirato avanti 5 minuti a lacrimoni. Poi lui, bravissimo, professionale, cercava anche di essere: no, guardi, non capisco veramente. Dovrebbe venire qui a fare una visita. Hanno capito! Ah, guarda, lui gentilissimo, non ha perso mai la pazienza. Guarda, certo, con una scusa abbiamo chiuso. Però risatone. Cioè, quindi lui ci ha creduto. Sì, sì, lui fino alla fine lui ha tenuto. Sì, 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 lui anzi, ci stava prenotando un appuntamento. Cioè, non gli sembrava il vero, praticamente. Fissiamo l'agenda, prendiamo l'agenda. Certo, certo. No, no, bello, bello. Avete illuso. Vabbè, un po' sì, però dai. Io con le mie amichette, quando eravamo adolescenti, chiamavamo i centri estetici. Cioè, quelli dimagranti, scusa, i centri dimagranti. Ah, e li prendevate in giro? Io già sono magra, tonta. No, però noi eravamo tipo 20 kg. Io vorrei ingrassare, dimagrissimi. E quindi, no, diciamo che erano grassi, che avevano dei problemi, eccetera. Ma in realtà, cioè, ragazzi, ma che ve frega? Cioè, mi spesate 5 kg in più. Ale, messaggio morale. Okay. Magari, esatto. Momento serio? Assolutamente sì, guarda come diventa serio. No. Qualche chiletto di troppo piace. Quella curvettina in più. Non dobbiamo essere ossessionati dalla nostra immagine, perché la bellezza è quella interiore. Dai, scusa, mi viene da ridere. Ma non ci crede nessuno. Nessuno la apprezza. No, vabbè. Non è vero. Perché poi sì, sulle nostre storie Instagram, se veniamo tutte cicce brufoli, non lo sta bene. Ma non veniamo cicce brufoli perché noi utilizziamo i filtri. I filtri, ragazzi. Siamo brutti con i filtri, figuriamoci sempre. Così truccate anche nel peggior giorno di ciclo e quindi pelle lucente e vai, facilissimo. Splendi sempre. Quindi questi, scusami di capire, entrambi scherzi telefonici, giusto? Sì, gli scherzi telefonici vanno per la maggiore, effettivamente. Ah, tu dici scherzi proprio reali, proprio fatti? Sia telefonici che non. Io ad esempio ho un ricordo bellissimo di uno scherzo non telefonico, fatto proprio dal vivo e che è durato anche
anche parecchie settimane. Però è veramente complesso raccontarlo. Tu sei una bestia, raccontarlo sarebbe un po' complesso. Diciamo solo che riguardava un gruppo di tre o quattro, non neanche ricordo più bene, tre o quattro ricercatrici universitarie di chimica. Carriere sputtanate. Non ricordo i nomi. Le risate. Voglio salutare lo stesso. Erano innamorate sostanzialmente di quello che era allora il professorone di chimica in Italia, il barone della facoltà, e con due suoi colleghi che non conoscevo. Un classico, un professore di abbiamo organizzato proprio praticamente uno scherzone, facendo finta che io ero il figlio di questo professore. Si chiamava, perché ricordo il nome, Silvestroni, il professor Silvestroni, ero il figlio, un neoprofessore associato Silvestroni e mi sono presentato a cena. Loro hanno organizzato una cena e loro non vedevano loro di venire. E io ho fatto il pazzo, io ho fatto proprio il pazzo. Ce lo cucinavo stasera. Che con il pennarello, prendevo il pennarello, scrivevo sul muro, capito? Loro lo dovevano ripitturare il muro di casa. Ah, tu se ti sentivi libero? Ho scritto lì le formule di chimica sul muro e queste sbagliate poi. Però questo è veramente complesso. Invece diciamo uno scherzo che ricordo molto volentieri, molto semplice, ma che veramente ha toccato, sì, molto tagliente. L'ho fatto a un mio amico Luca, che saluto, un mio compaesano, molti anni fa, eravamo dei ragazzi. Di Montefiascone. I love Montefiascone. Paese bellissimo sul lago di Bozzina, visitatelo. Ci faremo una puntata con tutti gli ospiti miei. Sì, a secondo quanti siamo. Tutti 200. Tutti lì. Organizziamo un bel weekend a Montefiascone sulle sponde del lago di Bozzina. Quindi, tu e il tuo amico? Luca. Ciao Luca. Oggetto dei miei scherzi fin da quando eravamo ragazzini. Bello. Mi ricordo, lui stava attraversando un periodo difficile, diciamo, sì, diciamo difficile con l'università, voleva lasciare, voleva abbandonare. Era un po' insoddisfatto. Sì, era molto insoddisfatto e voleva cercare lavoro. Okay. Cercare un impiego per poter svoltare, diciamo, che lavoro la sua vita. Lui era diplomato geometra, ok? Era diplomato geometra, dice: perché non passare a fare il geometra? E qui un giorno l'ho chiamato facendo finta che era lo studio, cioè di ingegneria, cioè dell'ingegner Gallone. Okay? Abbiamo letto il suo curriculum. E avevamo, cioè, piacere, ci no, farebbe piacere conoscerlo. La sua persona, quindi l'ho mandato in una a Viterbo. Ho detto proprio la via e il numero. È il portone di fronte a un bar, ok? Io dove mi sono nascosto. Dove abita il professor Silvestroni, poi tra parentesi. Mi sono nascosto dentro il bar e ho atteso alle ore 16 che lui arrivasse per il colloquio. Lui cercava sul campanello il nome dell'ingegner Gallone e io lì morto da ridere. Bello, bello, bello. E poi sono uscito fuori. Da me è un po' cintura nera gli scherzi, eh? Dobbiamo riconoscere che c'è il pedigree. È una passione vera. Grande Gabri, vieni là fuori. Quindi non so, state attenti, ragazzi, quando che vi squilla il telefono, che è un numero che non conoscete. Penserò subito a te, Gabriele. E ti ringrazierò. Io invece vi voglio suggerire uno scherzo. Vai. Quando state al ristorante di sushi, perché io lo faccio tantissime volte, funziona sempre. Ma per non pagare. Se ordinate il vino rosso, che generalmente non si ordina se si va a mangiare sushi perché pesce. Sì, poi diciamo, insomma. Però se ti prendi una serata che vuoi bere il vino rosso, tipo vai a cena con Gabriele Salvatori, vuoi il vino rosso, punto. Tassativo. Anche se mangi il risotto. Il popcorn. Okay? È vero, gradiamo anche il bianco. Beh, l'importante è che sia quando si gira il vostro amico, voi gli versate gentilmente la salsa di soia dentro al vino. Ma tanta! Questa, ragazzi, però scusate, permettetemi. Questa è perversione. Questa è criminalità organizzata. Questa è da 41 bis. È una delle cose più divertenti. Ci ho passato delle serate pazzesche. Questa è andato in coma per tutto il sale che c'è. È andato in coma. Questa è da 41 bis. Sì, sì, salsa di soia. Ma pensate che spettacolo se non se lo beffa. È strano, eh. Un po' salino, sì, tannico, sapido. Minerale. Consistente. Bello. Bella bastardata, direi. No, io questo l'ho fatto con l'aceto, questo classico stato italiano, invece vino bianco. No, con l'aceto bianco. Ah, con l'aceto bianco e poi il vino bianco. Sì, infatti subito lì per lì, quindi la camuffavi un po' con l'acqua, però. Non forse sono un po' di tappo. Ma raga, questo vino è proprio un acetello. Se tu fai la salsa di soia proprio mentre. Che ne so, magari già bevuto due bicchieri, quindi lui è proprio. Tanta sete! Bellissimo. Vero, bello. Il vino che, insomma, che noi che beviamo spesso, non oggi, oggi non abbiamo bevuto. No, assolutamente no. Oggi abbiamo fatto solo aperitivo prima della puntata con del vino.
giusto un po' per sciogliere, per scaldare i motori, dai, va bene. No, anche perché a fine giornata tutti lavoriamo, voglio dire, ma per il divino, prima di fare di registrare. Poi con questo tempo, ragazzi, ci serviva un po'. Sì, un po'. Una scarichina, dai. Certo, un po' di gas. Un po' di gas. Un po' di acceleratore. Una qual è l'app che utilizzate di più per viaggiare, tornando ai viaggi? Vero, vero. Guarda, cioè, sicuramente Booking e Google Maps, perché la fanno da padrone, ma voglio sperimentare Couchsurfing. Couchsurfing che sarebbe, l'ho sentita però anche non l'ho mai utilizzata, però è praticamente in brevissimo couchsurfing vuol dire che io ti presto il mio couch, cioè il mio divano, quindi se tu è nato, guarda, l'ho letta su Wikipedia mentre ero al bagno, proprio ve lo dico, però è bellissimo, è vero, è bellissima la storia, perché nel 2004 chi l'ha inventato aveva pochi soldi e è andato a San Francisco, che è molto cara, però si è potuto permettere solo il viaggio d'aereo e cercava un alloggio. Ha hackerato, perché lui è un informatico, ha hackerato il sito dell'università, ha preso 1500 mail e a tutti ha mandato: hai un posto stanotte per me per dormire? Gli hanno risposto in... Tutte le grandi idee iniziano così. E gli hanno risposto tipo in 150-200 e ha trovato alloggio, chiaramente da una ragazza, ma va bene. E beh, l'ha anche scelto. Giusto. Però al ritorno in aereo ha pensato, ma tu pensi, io con 1500 persone mi hanno risposto 150, il 10%, perché non faccio questa cosa? E quindi ha creato... Quindi come funziona? Praticamente, ad esempio, se io ho un divano, un letto singolo così un po' buttato, io mi offro per ospitarti. Tu sarai il mio surfer, cioè tu surfi sui divani. Ok. E io sarò quello che ospito e nasce no profit. Adesso non so se all'inizio era senza io soldi. Non pago? Non paghi. No. Puoi stare al massimo due notti. Ok. Previa. Ma perché è anche uno scambio, una sorta di. Sì, scambio. Nasce così, nasce nel credere nell'umanità, ovvero ti aiuto che sei in difficoltà, quindi ti do per due notti, non sarà un posto fisso, per esempio, non c'ho casa, non è che ti posso affittare gratis il mio divano per mese. Chiaro, okay. Però per due notti, previa contatto, ci si scambia delle informazioni personali, tipo ne ho lette qualcuna su Londra, ho fatto prima l'account così. E c'è tipo, sono un italiano che vive qua da 5 anni, sono solo, mi piace incontrare persone. Piace la musica e leggere libri, ma non sono una talpa. Che ne so, queste descrizioni. Okay. Come però è arrivato il momento provocazione, di una cosa. Ma non c'è anche una versione, diciamo, a pagamento, vedi Airbnb, che fa un po' la stessa cosa, se ci pensate. Beh, Airbnb però ti dà l'appartamento. È proprio un bed and breakfast. Cioè, attenzione, attenzione, perché qui cade. Allè, c'è colto un fallo subito. Nasce per i B&B, cioè per i bed and breakfast, però in realtà ad oggi affittano le camere, sono affitta camere. Io vi dico esperienza personale, però gli ultimi quattro viaggi fatti, gli ultimi quattro viaggi fatti prenotando su Airbnb, anche io l'ho fatto, Airbnb erano camere, non mi hanno neanche dato la colazione, per intenderci. Quello c'è stato, però la camera non è un bed and breakfast, stavo in una camera di un appartamento e nell'appartamento c'erano altre camere con altre persone. Sì, con i proprietari. Questo non mi è mai capitato, però sì, questo è detto un po' più estremo, proprio ti do il divano o il letto. Sì, però è veramente economico. Cioè ci sono i miei calzini sporchi. È l'unico modo col quale oggi si riesce a dormire, veramente non è uno scherzo, ragazzi, con 15 euro a notte in città importanti. No, è super comodo, anche io super comodo, economico, molto, l'abbiamo fatto. E io l'ultima volta sono stato a Bologna, al centro di Bologna, veramente era il centro di Bologna, dove prendere un albergo lì significa spendere almeno 260 euro a notte. Io ero lì a fianco un albergo da 260 euro a notte e ho pagato 16-17 euro. Poi si possono fare anche altre cose, no? Con Airbnb, proviamo un attimo. Allora, io ho la mia sezione viaggi sul cellulare. Mitica Linda, che bello! Guarda che organizzazione, dove ho Linda! TripAdvisor, Booking, Uber, da non utilizzare in Italia, certo. Infatti solo non, forse Roma Milano ora, ma non so sicura. Neanche, credo. Skyscanner per vedere i voli, che ti filtra i voli. BlaBlaCar, che io utilizzo da tantissimo, addirittura non c'era in Italia. Questo ancora. mi interessa perché è sempre... Che è un po' la cosa di couchsurfing, se ci pensi. Sì, è un po' quello. Però questo è sempre un motivo di scontro. Questo è sempre un motivo di scontro con gli amici o con i conoscenti. Voi siete a favore, quindi immagino. BlaBlaCar? Certo. Sì, totalmente. Sì, bello. Purtroppo io rientro fra quelli a cui piace viaggiare da solo. Lo so, vabbè, però... perché sai che cosa significa mettersi in macchina, ok, per centinaia di chilometri, magari un, lo vogliamo dire, un rompipalle. E se ti va bene capitare. Invece incontri una persona interessante? Una bella gnocca. No, vabbè, non per forza, ma comunque, effettivamente è vero, potresti anche essere fortunato. Beh, però ecco, sai, è lo stesso spirito dei tuoi viaggi.
tu hai detto prima che viaggi da solo per, diciamo, uscire, sì, però, dall'ordinario. Sai dov'è però la differenza? Che quando mi metto a fare un viaggio sono disposto a tutto, perché è tutto il viaggio. Perché è vacanza, dici? Perché è una vacanza. Se devo viaggiare perché ho un impegno, cioè perché devo andare... Fai il lungo tratto, chiaro. Faccio un lungo tratto con la macchina perché devo andare alla comunione di un cugino, di un nipote dall'altra parte dell'Italia e già parto che sono un po', come dire... scazzato, come vogliamo dire. Sì, si può dire. Mettermi qualcuno in macchina per 400 km e fammi fare due maroni così, magari, ecco, non è... Certo, però comunque compagnia, guarda, per esempio io l'anno scorso sono voluta andare ogni settimana a Bologna da sola. E quindi... come mai? No, lavoro. Ogni venerdì io andavo a Bologna da sola con la mia macchina. No, va bene. Quindi innanzitutto comunque ammortizzi i costi. Okay. Perché andavo su a fare il giro delle sette chiese, no? Tutti i venerdì. Però, no, comunque, tu puoi innanzitutto leggere le recensioni delle persone. Vero, che ti chiedono. Se è un utente con un bello storico, ti puoi fidare. Mm-hmm. E poi, per esempio, per le ragazze, tu puoi anche scegliere di accettare solo le ragazze. Femminile. Mm. Ti faccio una domanda: hai messo il... hai mai spuntato la casella no talking? Cioè, le persone. No. Secondo me è la tristezza, raga. No, madonna. Perché a me piace molto parlare. Dai, cioè, tu pensa a fare 300 km in silenzio. No. Che poi tu da ospite dici, oddio, io chiedo se posso abbassare il finestrino, però mi ha detto che posso parlare. Oddio, questa opzione è veramente l'annichilimento della società, del sociale. I sociopatici l'hanno fatto. Comunque io vi devo dire che ho trovato tante persone interessanti, perché comunque chi fa BlaBlaCar non è che sono proprio persone... no, ordinarie, sono sempre persone particolari, un po' estroverse, come me, diciamo. Se posso, quindi a cui piace confrontarsi, e vi dirò di più, con alcune di queste persone io sono anche rimasta in contatto. Ah, che bello, infatti. Sono due ragazze, addirittura ci siamo riviste un sacco di volte, io sono andata a casa loro a casa mia, siamo incontrate, aperitivi, cioè proprio... Gabri, ormai si ricorda la rave, una musica altissima. E le ha pure drogate, probabilmente. No, brava Linda, così ci piace, bravissima. E brava, brava. Abbiamo ammortizzato i costi. È vero, è vero. Comunque uno ne ha speso. E poi fai un favore, no? Anche perché muoversi con i mezzi, spesso devi beccare le coincidenze, magari c'è uno sciopero, oppure devo fare quattro cambi per arrivare in un posto, invece fai anche una cortesia. Ma questo però perché siamo in Italia, perché se fossimo in altri paesi, e magari viaggiare con i mezzi, soprattutto perché siamo in Umbria, ma siamo anche in Italia, perché sì, siamo in Umbria, però l'Umbria forse sotto certi punti di vista è anche fortunata rispetto ad altre zone d'Italia. In altri trasporti, paesi, dici? Assolutamente sì. Ci sono regioni, te lo assicuro. Ma forse il Molise, non lo so, ma vabbè. Perché? Salutiamo tutti gli amici del Molise. No, perché amiamo, non ci mancherebbe. Però, noi insomma, siamo stati tutti in Molise. Terra bellissima. Bellissimo, nel cuore. Comunque, ecco, vi dico, in altri paesi d'Europa viaggiare con i mezzi non è una cosa così strana, giusto. Non è per paura, è proprio a livello di logistico, costo. Proprio sì, logistico. Paura a livello di non arrivare in tempo, sì, metterci io... impiegare due giorni. Ma anche affidabilità, se ci devo mettere 6 ore per fare 200 km, faccio BlaBlaCar, cioè. Assolutamente. Quindi dovessi andare all'aeroporto di Firenze, che è una distanza fattibile, con i mezzi devi fare tre cambi. Sai cosa, Fede? Che io amo guidare, cioè amo stare con le mani sul cuore. Lo so, però no, anch'io bellissimo, però con la mia macchina mettermi sulla strada, se dovessi prendere l'aereo quando voglio senza problemi, cioè lo so, sono viziato. Però magari puoi caricare qualcuno. Assolutamente sì. Puoi anche mettere l'opzione solo ragazze, ricordati. Però passeresti da mania. Non mi fate passare per quello che non sono, tipo, cioè, vi prego, dai. E invece ragazzi, invece Flixbus? Stavo pensando proprio a quello. Fatto? Non l'ho mai preso. Io sì, una volta, da Milano. Per dove? Per qua? Sì, Milano-Perugia. Ho fatto Perugia-Milano, treno, Milano... bus, bicicletta, no scherzo, poi per tornare al Flixbus, scherzo. E come ti sei trovato? Bene, perché alla fine sono belli fiscali, rispetto a noi orari. Ma è anche giusto però che siano fiscali. Giusto, è un servizio che deve funzionare, però 19,90, imbattibile, cioè 19,90. Irrisorio. 7 ore. Tipo BlaBlaCar costerebbe di più. Certo, 7 ore perché siamo passati per Bologna, quindi non è diretto, 5 ore credo Milano-Perugia. 2 euro in più, però 19,90 prezzo imbattibile. Da paura. E poi a piazzale Umbra Jazz, quindi millimetro. Verrebbe un po' da chiedersi come fanno a mantenere questi prezzi, però. Era pieno. Hanno fatto i loro calcoli.
Sì, no, vabbè, senza ombra di dubbio, perché anche perché poi sta prendendo molto piede, cioè sì, ormai è già sono vari anni che insomma viene utilizzato dalla qualunque, tranne da me e da Linda. No, no, ma io lo qualche voglio volta, utilizzare, sì, no, no, vorrei utilizzare. Allora, c'è andata a fuoco con una carica cellulare, ah, ma vabbè. Sì, c'è un certo tipo particolare che si sta molto appiccicato al sedile davanti, è un po' tipo Ryanair. Tipo Ryanair, è vero, tipo Ryanair. No, ma non è avete toccato un argomento che non avrei voluto mai toccare. Ovvero se c'è la sfiga del vicino che non quella, ti piace. No, è quella roba che inizia con la R e finisce con Ayaner. Ho detto la parola malvagia. Già. Purtroppo non ce la fai. Un bel rapporto. Cioè, io odio loro e loro odiano me. E lo sappiamo sì, tutti. Sì, lo sappiamo entrambi e cerchiamo di non trovarci. Però che purtroppo ogni tanto. Perché? No, ragazzi. Che non mi fate dire che è imbarazzante di viaggiare con loro. Ora, perché non voglio fare una cattiva pubblicità, però non mi venite a dire che voi viaggiando, diciamo, sì, con quella compagnia lì, vi siete trovati bene. Dipende che intendi per bene. Guarda, io puntuali, comodi, servizio. Allora, comodi no, ma lo sai in partenza. Comodi no, lo sai in partenza. Cioè, se tu scegli Ryan, non scegli comodità. Vabbè, tu scegli un prezzo infatti, pazzesco, esatto. Quindi... Ma voi vi immaginate cosa accadrà quando che questi si butteranno su tratte più lunghe, su tratte intercontinentali, quindi non dovrai più fare un'ora e mezza, due, tutto stretto così, ma dovrai fare magari sei ore. Vabbè, però così. Quello lo scegli, quindi tu lo sai, lo sai. Poi tu, l'unica grande critica faccerai è che adesso ha addirittura tolto il pilota, non c'è pilota. Sì, ma folle, incredibile, a folle. C'è l'hostess che ogni tanto vai in cabina, guarda, sì, stiamo andando dritto. Oh, regà, tutto bene, a esatto. Posto così. No, e devi pagare il bagaglio, se puoi portare solo lo zaino. Cioè, adesso, quindi, adesso... È ammesso solo un bagaglio che non è altro che la borsetta praticamente. Marsupio. No, è il marsupio. Quello è ammesso. Sì, però non so se vi ricordate gli anni addietro che è successo, praticamente la gente partiva solo con le valigie quelle piccole che non c'entravano nelle esatto. Cabine. Ah, beh, imbarcabili, ti vestiva. Dovevano tenere davanti i posti liberi, all'inizio tenevano le due corsie libere. No, se inizio di poi a una certa... Imbarcavano tutto senza sì, paura per battere sì. Cassa si fa questo e l'altro diciamo. Però capito che mi fai nemmeno portando un piccolo trolley il marsupio anzi no. Neanche quello che si porta. Vabbè, a però lo paghi 10 euro no 15 ok però 15. Magari hai pagato il viaggio a Londra 12 ho euro. Capito nasci low cost sto cambio ma la benzina è veramente ho capito però guarda, per raggiungere l'aereo bisogna prendere la navetta sempre. Io mai andato all'aeroporto dritto, mai. L'aeroporto di Sant'Egidio ci puoi tranquillamente arrivare. Vabbè, c'è tu voglio, capito? Oh, vedi come Roma Ciampino, che è piccolo, navetta sicuro. Cali tutti stipati come le sardine, sudore. Cioè, perché è caldissimo. Ritardo. Hostess in transigente. No, no, belle, ma dico, no stress, ragazzi. Ti vogliono vendere anche veramente. Tipo di lasciare la signorina Rottermeier, Poi quando ti addormenti? La città c'è! No. Sì, l'ho messa la città. Il gratta e vinci, ma quanto rompo di... Così dentro il gratta e vinci, ragazzi. Ma incontri i profumi, da mangiare che fa schifo, evidentemente. Cioè, tu me vuoi avvelenare? Beh, oddio, non è che sulle altre compagnie sia meglio, parliamone. Parliamo. Allora, io sono EasyJet, che è tipo Ryanair. Anche io, sono EasyJet, ho fatto. Sempre il succo di pomodoro. Sì, ma Bloody Mary vorrei dire, ragazzi, calcolico. Ma guardate che sull'elenco degli ingredienti di quei piatti che danno sull'aereo, cioè sembra di leggere un libro di chimica. Aspartame. Sì, tutto, H4, c'è di tutto dentro. E sudoku. Imbarazzante. Va bene, però quindi ecco. Ok, allora ragazzi, concludo dicendovi quali sono secondo me le app più importanti da utilizzare. Ok, quelle che proprio vi servono sono TripAdvisor per vedere dove andare a mangiare e anche i posti da visitare, Booking per l'hotel, Uber per quando vi trovate all'estero e dovete prendere un taxi. Sì, perché purtroppo in Italia non pagate il taxi. Secondo me a Milano mi sa che c'è adesso. Skyscanner per tutto quello che riguarda i voli. Per filtrare i voli, giusto? BlaBlaCar quando vi serve un passaggio. Che non sia Gabriele. Airbnb se vi volete trovare un appartamentino perché vi piace più rispetto a un hotel. O anche una stanza. Anche una stanza. Flixbus se dovete spendere veramente poco e vi fare sta bene viaggio, viaggiare in pullman.
Ryanair ovviamente per i viaggi low cost, e Loquis, che è un'app di cui non vi parlo oggi, ma ne parleremo magari la prossima che volta. È un'app praticamente in soldoni che ti è come una guida, tu cammini per la città e lei ti geolocalizza, tu vieni in una chiesa e dici che cos'è questa San chiesa Pietro, e lui mi dice e tu apri Loquis e dici mi dici che cosa sta dove vedendo sono? Lei ti geolocalizza e ti dice questa è la chiesa di San Pietro fondata bla 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 eccetera eccetera. Bello. Molto carina, ma molto cioè è gratuita, diciamo le notizie le scrivono gli utenti o c'è qualcuno dietro? C'è qualcuno dietro. Cioè, tipo una sorta di Wikipedia? No. Ok, a posto. No. Ok. Va bene. Ragazzi, grazie, dire. Grazie per essere stati con noi grazie anche mille, oggi. Grazie mille. Ci siamo molto divertiti. La terza come puntata. Speriamo di rivederci per la quarta. Lo speriamo veramente. Ma certo. Se vi siamo piaciuti, fatecelo sapere. Se non vi sta bene qualcosa, fatecelo sapere. Scriveteci. Vediamo magari sempre i vostri commenti o sotto al video oppure sui nostri profili social. Ok. È tutto, ragazzi. Quindi ci vediamo sempre qui. Sempre okay. A Stranger Links. Un saluto a tutti. Buona serata. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao.